Riparte con grande slancio il CSI dopo la fase del commissariamento. Il centro sportivo italiano adesso ha un nuovo consiglio direttivo con una propria struttura organizzativa a Ragusa. Praticamente dopo l'elezione, compresa la mia, ripeto, sono un neo eletto presidente del 25 giugno scorso, e oggi e dentro 15 giorni si deve insediare appunto il consiglio, quindi un po' il nostro primo giorno di scuola. E il presidente nomina i suoi collaboratori, quindi i componenti di presidenza e i responsabili di area. Quindi nominati responsabili di area, il presidente illustra le proprie linee programmatiche e infatti ci tengo a dire che sono in cantiere, alcuni in cantiere, altri in itinere, progetti sportivi e formativi, tutto sotto la luce della mission del centro sportivo italiano e con lo stile del centro sportivo italiano, quindi sport per tutti. Tutti, sport in parrocchia, sport e immigrazione, quindi tantissimi i progetti. Con i miei collaboratori stiamo appunto lavorando a questi progetti che esporrò in una convention in cui illustreremo quelle che sono appunto le nostre iniziative. Iniziative non solo sportive ma anche formative, perché il centro sportivo italiano viaggia su due gambe, l'attività sportiva e l'attività formativa, non solo dei propri operatori che puntualmente riqualifica e forma, ma anche propone dei corsi di formazione per allenatori, arbitri, eccetera, eccetera. Quindi il dirigente sportivo in tutti i vari livelli. Infatti a settembre partiremo con dei corsi di formazione proprio per formare queste figure. Cos'altro dirvi? Da oggi il Comitato di Ragusa apre le porte a quanti vogliono intraprendere questo percorso non solo sportivo ma formativo, perché il Centro Sportivo Italiano porta avanti un suo stile di fare sport e pone al centro dell'attività sportiva la persona, quindi l'opportunità di crescere a livello umano, sociale e di integrazione con tutta la realtà territoriale, ecco, sempre più integrato. E vi lascio con un bellissimo motto: a presto con giocare per credere.